Ehi, hey, bentornati su Breaking Italy. Come promesso ieri, partiamo con il parlare dello Stato dell'Unione, l'annuale discorso in cui la Commissione parla ai disinteressatissimi cittadini europei per fare il punto delle cose realizzate nell'anno passato e presentare le novità per quello successivo. Peraltro, giusto per ricordare la serietà con cui in questa sede si affrontano le cose, molti hanno sottolineato la stranezza della postura di saluto della Presidente Ursula von der Leyen, che sembra una cosa mezzo aliena, con le braccia incrociate, una roba tipo Wakanda. Ma è evidente che foste distratti, perché vi siete persi il meglio, questa cosa qua. Ok, comunque, si è parlato di un sacco di roba, il futuro dell'Europa, la transizione alle energie green, il Covid, il Next Generation European Union, e tra queste cose, un po' a bombetta buttata lì, l'abolizione del regolamento di Dublino, cioè il famoso scoglio che impedisce la redistribuzione nei paesi europei dei migranti che arrivano in Grecia, Italia, Spagna e in generale nei paesi di primo approdo. Vi ricorderete infatti che gli anni scorsi il Parlamento europeo e la Commissione avevano più volte provato a modificare questo regolamento, descritto come una delle ragioni per cui l'Europa non ci aiuta, soprattutto dai partiti euroscettici anche in Italia. Ma questi tentativi erano andati a vuoto per l'opposizione, sia di paesi come l'Ungheria, la Slovacchia, la Slovenia e l'Austria, che non vogliono farsi carico del problema, sia dell'Italia, che durante il Conte 1 vide la contrarietà dell'allora ministro dell'interno Salvini, che in teoria sarebbe dovuto logicamente essere affine alla modifica di Dublino, che permetterebbe una più agevole redistribuzione. Ma invece no. Salvini, infatti, dopo aver disertato gli incontri sulla modifica, cosa per cui ricorderete fu redarguito da Elly Schlein, allora europarlamentare, che lo aveva incontrato per strada, oltre ad aver dato indicazione alla Lega di astenersi in sede europea, annunciò con i 5 Stelle al governo che l'aver affondato la riforma europea sull'immigrazione fosse una vittoria e di aver avuto una telefonata cordiale con il leader ungherese Orbán. Vai a capire. A sto giro ci si riproverà quindi, ma c'è molto scetticismo. Uno, perché non è chiaro con cosa il regolamento di Dublino dovrebbe essere sostituito, visto che Ursula von der Leyen ha annunciato che intende presentare la serie di misure sostitutive tra una settimana, il 23 settembre, cioè un giorno prima del Consiglio europeo, la riunione dei capi di Stato nella quale risiede il vero potere decisionale dell'Unione. Von der Leyen si è limitata ad annunciare che il regolamento sarà soppiantato da un meccanismo comune, quindi qualche tipo di entità sovranazionale che dovrebbe occuparsi, immagino al posto delle singole nazioni, delle richieste di asilo e addirittura dei rimpatri. Altro punto molto complicato da gestire è che infatti vide un Salvini ministro dell'interno, ve lo ricorderete, rinunciatario rispetto alla famosa promessa di diminuire il numero dei clandestini presenti nel nostro paese, facendoli passare dai 600.000 che si diceva fossero presenti nel territorio ad appena 90.000. Che è un numero che fa meno paura, proprio perché è emersa la difficoltà di rimandare a casa le persone non titolate a rimanere. E non è che ce l'abbia particolarmente con Salvini questa mattina, è che è storia, ragazzi, si chiama rapporto con la realtà. Un altro punto complicato è che, secondo molti osservatori, il Consiglio non farà nulla nell'immediato. La presentazione del meccanismo in preparazione, si dice, avviene troppo a ridosso dell'incontro perché i leader europei possano effettivamente pronunciarsi in merito. Ma è anche vero che queste riforme sono in genere da studiare, negoziare, di sicuro ci saranno delle resistenze. Dubito quindi l'idea sia quella di sistemarsi in 4-4-8 il problemino e tornare a casa in tempo per lo spritz, e che questo sia l'inizio di un percorso strutturato che possa dare risposta ad un problema che si trascina da anni e che è stato utilizzato dai partiti sfascisti come munizione per accrescere un consenso spesso basato su pochi elementi concreti. Ora, detto questo, veniamo raggiunti questa mattina dalla notizia che la Germania accoglierà 1500 rifugiati che sono rimasti senza dimora dopo il gigantesco incendio che ha danneggiato la settimana scorsa il campo profughi di Moria, in Grecia. La questione è stata molto dibattuta all'interno del governo guidato da Angela Merkel, ovviamente, perché c'è ancora il ricordo di quando, 5 anni fa, la stessa Merkel decise di ospitarne più di 1 milione di persone. E comunque alla fine la si è spuntata, questi 1500 saranno accolti, che a prescindere è una bella notizia, visto quanto strazianti siano le immagini di come le persone vivevano prima a Moria, sia in generale cosa sia successo a seguito dell'incendio. Ma a sto punto, visto che sono saltati fuori i dati, perché non parliamo di come è andata ad appunto 5 anni di distanza da quella storia lì? Breaking Italy, luogo di verità. Quindi vi dico le cose come stanno, senza paura. Prima di leggere i dati, pensavo sinceramente che la situazione in Germania fosse ben peggiore, ma di gran lunga,
di quella che effettivamente pare essere. Ed è una buona notizia, per carità, ma ci tenevo a dirvi come mi pongo nei confronti della questione migratoria. Al netto del manicheismo buonista, non buonista, è evidente che, se parliamo di cose concrete, che il fenomeno migratorio sia complesso da gestire, abbia delle problematiche intrinseche, è palese. In generale tutti si rendono conto che la convivenza con persone molto diverse possa risultare problematica e andare male o malissimo. È normale ed è stupido negarlo. E io sono un mostro, quindi avevo immaginato una situazione ben peggiore di quella che emerge da questi dati. Lo studio che ho anticipato poc'anzi è infatti molto positivo e viene da un istituto di ricerca per il lavoro tedesco e tra i dati più importanti che fa emergere c'è senz'altro questo. Di tutte le persone arrivate, il 49% hanno trovato un lavoro, quindi già pagano le tasse, oppure hanno trovato un tirocino di avviamento e quindi a quel mondo del lavoro, che si aveva paura non sarebbe riuscito ad assorbire così tanta gente, si stanno affacciando. La media è ovviamente bassa se comparata al livello di occupazione tedesco, che invece è del 75%, ma tenete conto del fatto che sono passati appena 5 anni e in quei 5 anni le persone sono state introdotte in percorsi educativi di integrazione, roba complessa, compreso l'ottenimento obbligatorio del livello B1 in lingua tedesca, che mi sembra già un bel casino. Secondo Marlene Thiel, direttrice di uno dei programmi di integrazione che ha parlato con l'Economist, i numeri non sono quindi perfetti, però sono numeri buoni, sono numeri che fanno essere ottimisti. Come sottolineato dal Post, che ha aggregato e riassunto questi dati, ci sono altri indicatori che fanno pensare che il sistema di integrazione stia funzionando. Il 75% dei rifugiati, infatti, quindi 3 su 4, in appena 5 anni è riuscito a trasferirsi dai centri gestiti dal governo ad appartamenti privati, segno del fatto che queste persone sono in un certo modo entrate nel sistema produttivo nazionale, nonostante le difficoltà. La quasi totalità dei bambini frequenta le scuole tedesche, parla quasi solo tedesco o lo utilizza come lingua primaria e partecipa alle attività extracurricolari e sportive, anche se in questi casi meno dei ragazzi senza un background migratorio. In generale, comunque, il trend pare positivo soprattutto sui giovani, che è riportato finiscano per sviluppare un forte senso di appartenenza alla realtà scolastica, che di nuovo è la cosa più importante. Torniamo sempre lì. E non è un caso che in Italia quindi vada come vada. Chissà se prima o poi riusciremo a vederci un pattern. Comunque, vi lascio tra le fonti lo studio in questione, che cita a sua volta varie fonti statistiche, ben fatto, molto esauriente. Ci sono tanti grafici colorati da condividere nei vostri litigi sull'internet con gli sconosciuti. Il fatto che il sistema abbia funzionato è testimoniato anche dalle statistiche circa la preoccupazione dei tedeschi riguardo l'immigrazione. Nel 2016 si aggravano molto le persone che si dicono molto preoccupate dei rischi relativi al fenomeno migratorio, salendo a quasi una persona su due, e al contempo gli individui che si dicevano per nulla preoccupati passano in pochi anni da essere il 40% ad appena il 10%. Ma pochi anni dopo, e di nuovo, c'è un ribaltone. Nonostante parliamo di 1 milione di persone arrivate tutte assieme, la situazione cambia, tornando verso livelli di preoccupazione più equilibrati, anche spinti da un livello di criminalità che non si è affatto impennato, come il partito di estrema destra Alternative for Deutschland andava profetizzando. Anzi, dopo un discreto aumento tra il 2014 e il 2016, riporta la stessa stampa tedesca, di reati compiuti proprio da immigrati, c'è stato quindi un aumento relativi a tensioni e violenze principalmente all'interno dei centri, ovviamente perché è anche un po' quello che succede quando persone disperate e stressate vengono fatte vivere a centinaia tutte assieme, nel 2018 il tasso di criminalità sarebbe stato il più basso dall'unificazione del paese. Anche se, riporta la stampa tedesca, si verifica un problema simile a quello che avviene in Italia. Cioè i crimini si abbassano, ma la percezione del numero dei crimini continua ad alzarsi, come anche il livello di sospetto che pregiudizialmente tutti quanti tendiamo ad avere nei confronti del diverso, che in Germania rimarrebbe a quanto pare costante. Quelli sono aspetti naturali per gli esseri umani, immagino, credo discendenti dalla nostra storia tribale, e anche se è importante combatterli e migliorarci, per carità, credo siano da considerarsi anche un po' fisiologici. Ovviamente i problemi ci sono, A quanto pare 200.000 persone, che non sono poche, oltre a quel famoso 1 milione che ora si sta integrando, sarebbero invece un po' impantanate nel sistema burocratico, non essendo riuscite, per un motivo o l'altro, ad ottenere un permesso di soggiorno. Il Post, che di nuovo ha fatto un lavorone in merito, li cita ogni 2 secondi, spiega come queste persone siano quindi sospese tra l'impossibilità materiale di essere rimpatriate, cosa che peraltro infastidirebbe l'elettorato di sinistra, e una sanatoria che non arriva perché invece infastidirebbe l'elettorato di destra,
che potrebbe nuovamente rivolgersi verso i partiti di estrema destra che continuano a fare della paura dei migranti una delle loro battaglie. Ok, il punto è questo, poi smetto di parlarne. È evidente che l'atteggiamento che si ha nei confronti di questa intera questione non sia soltanto intellettuale legato ai dati e non sia nemmeno solo legato a sentimenti di pancia, capiamoci. Come ogni opinione politica, sono abbastanza convinto che anche questa sia plasmata da che tipo di persone siamo. Più aperti, più chiusi, più ordinati, più caotici, più schematici, più creativi. Sicuramente ci sono tantissimi fattori che contribuiscono alla lettura delle cose. E a maggior ragione non ho quindi la pretesa di convincere nessuno, tanto più che, lo ripeto, io sono un eremita, il prossimo a multipli di due per me è già un problema, immigrato o meno. Ma sono solo io che riesco a provare una sensazione di speranza nel futuro leggendo cose come queste? Non parlo della felicità per queste persone, i bambini che si integrano, cioè nel senso bello, cose arcobalenose, ma parlo proprio della realizzazione che alcune cose, se si vuole, sono possibili. E lo sono mentre noi ci incagliamo in questioni che palesemente non siamo in grado di risolvere e anzi peggioriamo le cose. Fai i decreti sicurezza, abolisci gli SPRAR, sfasci modelli come quello di Riace, sta gente finisce per strada, si aggancia alla mafia, spaccia, delinque. E noi siamo di nuovo lì, che invochiamo porti chiusi e decreti sicurezza ancora più duri, ed è un ciclo infinito. 5 anni fa, noi eravamo messi meglio di adesso per quanto riguarda l'integrazione. Abbiamo fatto poco, abbiamo fatto male. In altri posti passano 5 anni con la destra al governo e cambia tutto. Hai bambini a scuola, una forza lavoro fresca fatta da centinaia e centinaia di migliaia di persone nuove e un'economia che si crea attorno a questi individui. Probabilmente anche una crescita demografica lievemente migliorata, non lo so. 5 anni. Visto che parliamo di migrazioni, perché non parlare del luogo che da molti anni è diventato il simbolo degli arrivi di clandestini, profughi e disperati di ogni genere nel nostro paese? Parliamo di Libia. Infatti, lo sapete meglio di me, quella regione del Nord Africa che assieme alla Tunisia, della quale parliamo tra un po', e altri stati dell'area in realtà, dal 2011 affronta forti crisi dovute alla grande instabilità politica che è iniziata con l'ottimismo e le rivolte che avevano caratterizzato la stagione delle primavere arabe. Per 4 anni, a seguito della deposizione di Gheddafi, le guerre civili hanno continuato a martoriare il territorio libico, fin quando, ve lo ricorderete, erano emersi 2 protagonisti. Da una parte, Fayez al-Sarraj, premier riconosciuto dalla comunità internazionale, sostanzialmente messo lì da noi e sostenuto dagli Stati Uniti e in una certa misura anche dalla Turchia, e dall'altra Khalifa Haftar, uno dei comandanti dell'esercito del regime di Gheddafi e che adesso è a capo del governo orientale, con capitale a Tobruk, che dopo aver radunato attorno a sé un discreto sostegno da parte ad esempio della Francia, della Russia, dell'Egitto e di altre forze limitrofe, si è lanciato in una guerra civile che però ha sostanzialmente perso, anche rallentato da problemi di salute personali, e finendo per perdere persino buona parte del sostegno inizialmente guadagnato. Perché ne stiamo parlando? Perché dopo vari annunci e smentite, alla fine è arrivata la conferma. Sarraj si è dimesso. Resterà comunque formalmente in carica fino alla fine di ottobre, ha annunciato lui stesso in una comparizione televisiva, il che significa che sarà presente ai negoziati sulla stabilizzazione della Libia, attesi per il mese prossimo a Ginevra, ma lascerà presto il posto alla formazione di una nuova leadership, in teoria a vocazione nazionale. Come riportato oggi dal Foglio, però, pare che le sue dimissioni siano anche state spinte dalla Turchia. Non tanto per antipatie nei confronti del leader di Tripoli, immagino, quanto piuttosto per un delicato equilibrio di poteri che non può non tener conto del fatto che la regione è ancora attraversata da tensioni. Le milizie armate, come era stato più volte spiegato, che sono sostanzialmente gruppi di civili o criminali armati, ancora controllano il territorio, infatti, scontrandosi talvolta contro i sostenitori di Haftar. E non sembra la situazione possa cambiare a breve. Ciò che viene recriminato a Sarraj è proprio la debolezza della sua leadership nei confronti delle milizie stesse. Debolezza che avrebbe portato alla creazione di alleanze tra le milizie addirittura, in particolare quelle della città di Misurata che si trova qui, e la diplomazia turca, con accordi probabilmente ufficializzati negli scorsi giorni, nei quali sia il vicepresidente del governo della Libia a Tripoli, Maitig, sia il ministro dell'interno, Bashagha, si sono recati in occasioni diverse in Turchia, che pur essendo qui, lo ribadiamo, ha per qualche ragione deciso di estendere la propria influenza in Libia senza che nessuno in Europa o in Italia
sia riuscito a dire mezza parola. Un altro aspetto che ha aggravato la situazione, se ne era già parlato, è il fatto che lo Stato libico si sia trovato da gennaio totalmente privo della maggior parte delle sue entrate, derivanti dalle esportazioni di petrolio, proprio a causa delle azioni di disturbo dell'esercito di Haftar nei pozzi, situazione che ha finito per peggiorare la condizione economica del paese e quindi gli standard di vita della popolazione, già bassissimi. Alla luce di queste dimissioni, quindi, quanto è stato utile che Di Maio sia volato in Libia appena 2 settimane fa, sia da una parte che dall'altra, a proporre investimenti e piani di sviluppo per le aziende italiane? Non è chiaro, perché proprio il punto di riferimento del nostro governo ha appena fatto sapere di volersi ritirare dalla scena, il che potrebbe, potenzialmente, rappresentare un ulteriore passo indietro per la già vacillante influenza italiana nella zona. Quindi, visto che ci siamo, hop, facciamo un salto dalla Libia alla Tunisia, perché la nota giornalista Francesca Mannocchi ha firmato oggi un interessante approfondimento, pubblicato sul sito dell'Espresso, che fa un bilancio di quella che è stata l'evolversi della situazione economica, politica e sociale nel paese nell'arco degli ultimi 10 anni, prendendo come punto fermo l'evento che forse più di tutti è stato il simbolo della primavera araba, la morte di Mohamed Bouazizi. Bouazizi, ve lo ricorderete, era il venditore ambulante che si diede fuoco a Sidi Bouzid, città al centro della Tunisia, e lo fece in segno di protesta contro gli abusi delle forze di sicurezza locali che chiedevano soldi in cambio della possibilità di lavorare. Da lì, una serie di eventi portarono alle dimissioni del presidente storico della Tunisia, Ben Ali. Ma sotto alcuni aspetti le cose non sono poi tanto migliorate, che è una di quelle cose che noi occidentali tendiamo a scordare di approfondire a seguito degli eventi più eclatanti, diciamo, delle manifestazioni. Cioè, cosa succede dopo le manifestazioni? 2 anni dopo? 10 anni dopo, appunto? Nell'arco di quasi 10 anni si sono infatti susseguiti 11 governi diversi, l'ultimo dei quali, impronunciabile, è quello di Meccicci, un 47enne che sta cercando di mettere assieme una formazione di tecnocrati e accademici, una sorta di governo tecnico, per cercare di risollevare le sorti del paese, colpito da vari problemi e con altissimi livelli di disoccupazione, quella giovanile al 36%, e un debito pubblico già alto ma destinato a sollevarsi, ora che il governo stesso ha previsto un aumento del deficit fino al 7% del PIL. In termini reali, la crisi è significata che i redditi delle persone si sono mediamente abbassati di un quinto negli ultimi 10 anni e che la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente a causa della pandemia. Tanto più che, come spiegato da Clara Capelli, economista dello sviluppo esperta di Nord Africa, metà dell'economia tunisina sarebbe costituita da una sorta di settore informale, fatto di piccole attività che sfuggono ai controlli statistici e che starebbero però particolarmente soffrendo in questo momento. Ora, perché ci dovrebbe interessare, praticamente, fattualmente? Per 2 ragioni. La prima è intuitiva, la seconda è un po' controintuitiva. Da una parte, infatti, una cosa che diciamo spesso della Tunisia è che lì non c'è la guerra, invalidando i desideri di tantissimi giovani tunisini che sperano di scappare, di trovare opportunità che non trovano in patria. Un po' come in Italia, verso altre nazioni, ma vabbè. Non lo dico ovviamente per giustificare gli approdi clandestini, sia chiaro, ma per contestualizzare la situazione della Tunisia, di cui, oltre che non c'è la guerra, nessuno sa niente. E ad esempio, ecco la parte controintuitiva, voi lo sapevate che noi finanziamo anche la Guardia Costiera tunisina? Perché a spiegare questa cosa qui è stato Romdane Ben Amor, portavoce del Forum Tunisino per i diritti sociali ed economici, che aggiunge anche come questi soldi, in realtà pochissimi, manciate di milioni, siano un po' parte del problema. Questo denaro, infatti, verrebbe spacciato dall'Italia stessa come parte di fondi destinati allo sviluppo, ma si ritroverebbe puntualmente ad essere impiegato nel potenziare il servizio di guardia costiera, messo in piedi proprio per impedire, nemmeno con eccessiva efficacia, che questi giovani tentino di arrivare in Italia, cosa che poi paradossalmente accade lo stesso, che immagino faccia doppiamente incazzare i tunisini. Da una parte ai governi che invece di attivarsi per migliorare la situazione e invogliare i giovani a restare, finiscono per accapigliarsi sulle briciole che vengono erogate dai paesi occidentali, e dall'altra hai queste stesse nazioni che a casa spingono sulla retorica dell'aiutiamoli a casa loro. Quindi bene, ma non benissimo. Vorreste approfondire? Link in descrizione. In ultimo, veniamo alle novità sul caso Willy Monteiro Duarte. Stando infatti alle recenti scoperte, è emerso che Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di 24 e 26 anni, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, erano e ancora sono, perché mica te lo tolgono d'ufficio, percettori del reddito di cittadinanza. E non solo loro, a riscuoterlo anche il padre dei ragazzi e così anche gli altri 2 arrestati. Che ovviamente, nel caso in cui stessimo parlando di denaro non dovuto, immagino sarebbero chiamati a restituire i soldi allo Stato, ma ovviamente non è quello il punto.
Da giorni erano emersi i dubbi sul reddito dei ragazzi arrestati, in particolare perché sugli ormai nazional popolari e cringissimi profili social dei Fratelli Bianchi, i due si ritraggono ad esibire uno stile di vita che teoricamente non si sarebbero potuti permettere, essendo tecnicamente nullatenenti. Livello che peraltro, a meno che non abbiano cambiato le cose e io non me ne sia accorto, non puoi sostenere nemmeno con il reddito di cittadinanza. È sospetto infatti che i due, visti i loro precedenti legati agli stupefacenti, potessero far parte di un giro di spaccio o, secondo il fatto, offrissero una sorta di servizio di recupero crediti legato alla criminalità. Ma il punto non è nemmeno quello, no? Il punto è che sono tutti incazzati e pure io, cioè ci mancherebbe, fa incazzare tutti quelli che lavorano e pagano le tasse e... senza contare le cose orrende che questi due sono accusati di aver fatto, Willy compreso. E si sottolinea come il reddito di cittadinanza finisca sempre ad essere denaro percepito da persone che non solo non lo meritano, ma lo prendono mentre danneggiano attivamente la stessa comunità che eroga loro quei fondi tramite una vita criminale, comportamenti violenti e le foto con la duckface. Buongiorno, e lo dico da sostenitore del welfare, importantissimo in una società civile. Ma buongiorno, principesse. A chi pensiamo vadano in genere le misure di welfare? Guardate che se escludiamo le famiglie normali, che hanno avuto momenti di difficoltà più o meno variegati, le storie delle famiglie hanno spesso aspetti tragici, è così che funziona. Molto del welfare finisce proprio in quegli stessi ambienti che non avrebbero bisogno soltanto di soldi, ma anche, di nuovo, di interventi dello Stato alla base, che permettono alle persone nate in famiglie di un certo tipo di emanciparsi da realtà difficile e non diventare giganti palestrati che picchiano la gente e fanno le foto con la bocca a culo di gallina. È quello che ci sfugge, oltre al fatto che ci stupisce sempre quando si scopre quanta gente in Italia non paghi nemmeno la luce e i rifiuti, e non l'abbia mai fatto. Ci sfugge che il welfare è la tachipirina, che serve per far abbassare la febbre, ma non cura la malattia. La malattia la si cura con interventi sulla cultura, contro il degrado, a favore dell'inclusione. Interventi che magari li paghi oggi, ma ti impediscono di dover spendere soldi domani per tenere artificialmente in piedi situazioni che non sono in grado di reggersi su da sole. E questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato, chiudiamola qui. 4 video su 4 questa settimana, molto bravi, applauso da solo. Bravo! Domani live alle 19, quindi attenzione alle notifiche su Twitter o Instagram o dove vi pare. E un ringraziamento agli abbonati che sostengono lo show. BreakingItaly.club per saperne di più. A domani, guai a chi manca.